Altopascio e Monte Carlo, il pane e il vino e due sindaci intelligenti che gli piace anche essere ironicamente toscani. Come vi dicevo, c'è questo giochino che noi stiamo facendo fra i due sindaci. Uno dice mai il tuo pane e l'altro dice il tuo vino. No, ma com'era la storia dell'acqua? Perché Pistoresi ci parlava dell'acqua particolare di Altopascio per questo pane particolare. E com'è invece questa storia dell'acqua? No, io sono rimasto curioso perché si è sempre saputo che a Altopascio l'acqua non c'è più, da quando non c'hanno più il porto, si vede da tutta Pistoresi. Allora si è scoperto qual era questa antica cosa. Abbiamo scoperto il motivo. Tutta l'acqua da quell'acqua prestata a loro per allungare il vino e l'acqua che non esiste più a Altopascio ma l'ha presa tutta Pistoresi, vediamo un po' di trovare la via vera. No, la via vera è che l'acqua c'è ora, a parte le battute chiaramente, ora in qualche zona c'è qualche carenza. Perché la consuma lui? Nel periodo estivo, perché ovviamente la consuma lui. I panificatori insomma hanno bisogno di acqua e quindi... Per sfamare la popolazione questo è d'altro, d'altra parte. Manderemo qualche damigiano allora. Ecco, ma un pane particolare che fa lei? Allora, noi abbiamo portato alcuni prodotti. Sì, ma ancora non si sono sentiti, l'hanno mangiati la Marielle e l'ha mangiati... L'assessore Pacesco, che sono lì che mangiano, e mangiano davvero, non è che sia un fatto. Noi abbiamo portato una varietà di pani alle olive, alle noci, che però non è il prodotto tipico di Altopascio. E poi abbiamo portato anche il prodotto tipico di Altopascio in varie forme. La caratteristica particolare è sempre il senza sale, lo sciapo, come si dice in Toscana. Che a me, devo dire, io preferisco il pane col sale. Sì, ma è per risparmiare, direttore. Certo. L'acqua, il pane, l'acqua al vino. È una questione siamo di un comune della Lucchesia, a Lucca si sa che c'è questo. Lucca non è che sia proprio di no, manica larga. Infatti il senza sale era per questo motivo. Per risparmiare. Pensavo che invece nella zona della Lucchesia, proprio per far dispetto a Firenze, che usava un pane sciapo, usasse un pane salato, che aveva una cultura più del nord. No, perché siccome le spiego, il sale ovviamente viene da quei comuni, diciamo, che sono vicini al mare, sul mare, certo, ovviamente. E noi abbiamo vicini Pisa, ma da Lucchesi questo rapporto con Pisa è un po' un rapporto, sì. Abbiamo detto non ci vogliamo, che fa nulla con quelli di Pisa. Per far dispetto a Pisa, e a quel punto si mangia pane sciapo. Non si mette più sale. Ecco, no, io preferisco il pane salato, però mi rendo conto che quello di Altopascio è un gran pane anche non salato. Più che altro l'aspetto della lievitazione naturale mi sembra, ecco, un concetto che ora, a parte le battute, quello è un concetto importante, perché indubbiamente è un sistema di produzione che è legato appunto a questo marchio, perché quando le dicevo prima ci sono pochi marchi in Italia, ora cerchiamo di parlare un attimo seri, no? Ovviamente ci sono pochi marchi, questo purtroppo è vero. Questo dico certe tradizioni si rischia anche di perderle, no? Certe tradizioni. Ecco, come associazione noi lavoriamo molto sull'aspetto di vedere di ricreare questi marchi di produzione, questi marchi di qualità, di mantenerli, di ricreare queste filiere di produzione a seconda dei disciplinari ben precisi, che indubbiamente, dico, per quanto riguarda i produttori, qualche noia, diciamo così, gliela creata, attenzione, non è che poi sia stato tutto rose e fiori. Sì, beh, certo. Rose e fiori, ma però ecco, certo, nel momento un po' in cui il tutto va a regime, indubbiamente siamo davanti e noi, dico, in tempi dove i consumi di pane da un punto di vista statistico sono diminuiti, cioè si mangia meno pane rispetto a 10, a 20, a 30 certo anni fa, no? Si mangia meno pane. E è vero che poi alla fine ci sono molti che mangiando poco pane vanno anche alla ricerca della qualità, capito? E di conseguenza è giusto improntare il ragionamento, la produzione, anche su dei marchi specifici di qualità. E questo, ecco, con gli aspetti della lievitazione naturale, con certi usi di farine, con certi tipi di produzione e di panificazione sono importanti, perché ritengo che poi alla fine si stia parlando di un prodotto di sicuramente di buona qualità. Io credo che il sindaco abbia toccato un tasto particolare, interessante, volevo sentire
Si mangia meno pane, cioè meno i nostri pane. Consumi sono cambiati, è cambiato probabilmente anche la ricchezza del paese, è cambiato il modo di alimentarsi. Oggi l'alimentazione è vasta. Certo. Sul pane dunque siamo in calo, si mangia meno pane. Siamo in calo. Sul vino invece c'è una tendenza opposta o sbaglio? Cioè, mentre una volta si beveva questo vino sfuso, che era un vino che la popolazione beveva in maniera così... Oggi invece il vino e il buon vino aumenta la sua vendita, la sua presenza sulle tavole. Ecco, diciamo che il consumo del vino si è diversificato. È chiaro che se prendiamo una statistica nazionale siamo nella top 10 nella gradevolezza degli italiani per quanto riguarda l'accompagnamento a tavola o fuori dalla tavola nei momenti di svago. È cresciuta semmai la produzione e la concorrenza. Questo semmai apre tutto un altro fronte in riferimento a una crisi del vino, che sono relativa ai costi e alla qualità che, col seguire il vino con una sapienza scientifica diversa oggi, permette effettivamente anche alla qualità di dover essere sempre più bravi a farlo, fra virgolette. È una discussione che stiamo affrontando anche noi montecarlesi. Ecco, ma rispetto a quel vino dei suoi viandanti pellegrini, che arrivavano, mangiavano questo pane, che era pane sciapo come quello di oggi, bevevano forse il vino, non si sa se bevessero vino, ma un po' di vino lo bevevano, perché dalle lettere, dalle cose che poi, e dai diari che si legge, lo bevevano. Figuriamoci, guardi, la prima testimonianza scritta del nostro vino è dell'846 d.C. Quindi dell'846 d.C. il vicario della pieve di San Piero in Campo, che abbiamo appena restaurato, una pieve che affonda le radici nel VI secolo d.C., già si dà testimonianza in pergamene, sono pergamene che sono all'archivio arcivescovile di Lucca, si coltivava il vino a Monte Carlo e si dava già in conto, fra virgolette, di affitto. Ecco, assessore, il vino era un piacere, il pane era una necessità. Certo. Oggi abbiamo visto queste diversificazioni. Ecco, voi fate delle manifestazioni per ricordare questo periodo? Cioè, sì. C'è ancora i tratti della Via Francigena che voi continuate a seguire? Fate delle iniziative, fate cose particolari per questo? Certo, diciamo che noi improntiamo il nostro programma di iniziative annuale sul pane, perché diciamo è il nostro prodotto, ci teniamo a pubblicizzarlo e poi diciamo ce lo siamo trovati in casa, è un pane, ha una tradizione che arriva da lontanissimo e perciò a noi piace rievocarla sempre quando possiamo. Festa del pane, l'abbiamo conclusa, c'è stata quest'ultimo fine settimana con una partecipazione di gente veramente grandissima e prima ho visto, sono scorse anche delle immagini relative appunto a questi due giorni, ma noi cerchiamo intanto di coinvolgere più persone possibili anche per quanto riguarda gli operatori. Facciamo una festa del pane dove una piazza del centro storico è interamente dedicata ai nostri panificatori, dove ognuno ha a disposizione uno stand messo a disposizione del comune, dove possono sbizzarrirsi nel presentare tutti i propri prodotti. Quest'anno per la prima volta, perché stranamente negli anni passati questo non succedeva, è stato possibile acquistare in loco, in piazza, il pane di Alto Pascio. Succedeva che gente che veniva di fuori per motivi fiscali non poteva acquistarlo, veniva, assaggiava, perché c'erano gli assaggi gratuiti come d'altronde anche quest'anno, e perciò ecco, per la prima volta c'è stata questa vendita e ha avuto un grande successo. Se non sbaglio intorno ai 30 quintali di pane sono andati via in due giorni, perciò insomma il successo è stato grande. Le dicevo, naturalmente bisogna sempre cercare di tenere alto l'interesse per la manifestazione. Nella piazza accanto abbiamo creato una piazzetta del gusto già al secondo anno, dove tra l'altro ha partecipato anche qualche operatore di Monte Carlo portando il vino. Perciò ecco, è stata veramente una due giorni molto bella, anche se impegnativa. Per quanto riguarda le tradizioni, anche se non torniamo indietro al Medioevo, ci piace tutte le volte riscoprire anche la tradizione dei nonni, no? Che andavano nei campi. Abbiamo un comitato, tra l'altro in comune, fra Alto Pascio e Monte Carlo, che è il comitato dei trattori d'epoca e trebbiatura, che tutte le occasioni delle manifestazioni che riguardano in particolare il pane vengono ad Alto Pascio con sfilate di trattori d'epoca e poi, come è successo quest'anno, si mettono al di sotto delle nostre mura cittadine nel parco antistante e fanno la rievocazione storica e perciò la battitura.
E questo è in concomitanza con voi oppure sono due cose prettamente divise? No, oggi sono prettamente divise, ma io qui lancio una provocazione al sindaco. Certo. Credo che si debba avere ora il coraggio e anche l'intelligenza di cominciare a giocare forse in rete su queste cose. Cioè, senza togliere weekend e piazze ai rispettivi comuni, cominciare a stringere in sinergia questi due elementi. Perché è vero che non dobbiamo guardare assolutamente alla nostra storia remota, però la nostra storia remota oggi sta acquistando un valore che, come nel campo del vino, anche nel campo del pane, può invece giocare, può essere forse la carta vincente. Cioè, in un mondo dove tutti faticano a costruirsi un'identità qualsiasi pur di averla, il fatto di essere una zona, la nostra, dove che si faceva il pane e il vino, da tempi ben remoti, perché il discorso che faceva Maurizio su Lucca si può ben ampliare. Cioè, il nostro vino da Monte Carlo raggiungeva il Pisano e il Fiorentino a cavallo della nostra dominazione. Con Lucca gli affari si facevano veramente sullo zero. Nel momento in cui sono arrivati i fiorentini, noi si portava il vino verso Firenze. Lucca proprio non vuole spendere? Assolutamente, figuriamoci. Eravamo il fontrespizio della libertà lucchese, ma i nostri affari vanno a gonfie vele. Nel momento in cui, passati sotto i Medici, Monte Carlo vende verso Firenze. Poi addirittura i montecarlesi chiesero, tramite il gonfaloniere, di poter vendere il vino verso Pisa, e noi portavamo il vino all'imbarco di Altopascio, allora porto lacustre, quindi c'era anche l'acqua, e si faceva in modo che col loro pane e col nostro vino si raggiungessero i mercati più importanti del periodo. E l'acqua la metteva al cerchio? E l'acqua la metteva, no, noi non era, non credo che fosse la derivazione del cerchio, qui si presenta veramente l'argomentazione. Non c'era acqua. Avrebbe chiamato in causa amici del consorzio. E è un passato, è un patrimonio comune che ci ha accompagnato, perché comunque sia contraddistinto due comunità. Cioè, se Monte Carlo oggi, certo, è un paese collinare che si contraddistingue per la sovranità paesaggistica, lo si deve alle generazioni di montecarlesi che per secoli lo hanno modellato in scala ridotta, si può parlare, ma non ne parlerò mai, o del Chianti, ma hanno dato una morfologia, una configurazione alla Monte Carlo che oggi effettivamente può rispendere in campo turistico. Ecco perché abbiamo poi unito le deleghe tutto in un assessorato. Alla DOC. Alla DOC, al turismo, per esempio. Ora, qui il sindaco c'è stato un invito. No, ma io sono d'accordo. Io prima ho detto, ecco, in maniera veramente sincera, il fatto che i rapporti fra questi due comuni sono sempre stati degli ottimi rapporti, no? E sono d'accordo su quello che ha detto, cioè sono d'accordo al punto che stiamo cercando sempre di più, dico, di andare in rete, ma intendo ancora, forse allargando ancora di più ai comuni di Altopascio e Monte Carlo, no? Cercando veramente di promuovere un calendario comune, no? Cosa che fino ad oggi, diciamo, è riuscita parzialmente con Provincia e APT, la stiamo facendo con Monte Carlo questa cosa, ma credo che poi, ecco, sia giusto allargare e entrare a regime un po' con tutta la piana di Lucca e con Lucca poi, ecco, perché mi sembra ecco, ma già con gli eventi ora della promozione di Via Vinaria, il sindaco ha promosso gli eventi in comune, cioè nel deplan pubblicitario di Via Vinaria sono stati inseriti gli eventi che ci saranno nel comune di Altopascio, di Villa Basilica, di Porcari, e che appunto sono promozionati nel nostro Deplan e che verranno poi promozionati anche negli altri. Anche negli altri. Vedi, sono Mariella, lei l'ha mangiato tutto il panino? Io no. E tu invece poi mi spieghi perché lo hai svuotato, hai mangiato l'interno del panino, la speranza che io aprissi una bottiglia e ti ci mettessi il vino. No. Ma forse l'ha fatto perché così non si vedeva che l'aveva mangiato, capito? No, ha fatto la furba, insomma. Yes. Hai mangiato solo l'interno del pane. Sì, ho mangiato l'interno del pane perché era buonissimo, con tutti i chicchini di oliva. Ma che vuol dire l'esterno? L'esterno facevo rumore, buona la crosta. Ma l'ho detto, non dovete fare gnam gnam gnam, ma lo potete mangiare. Mi voleva far vedere. No, mi riallacciavo a quello che diceva Maurizio, che è un tentativo che finalmente riusciamo a mettere in stampa. Lui giustamente parla, è un nostro limite amministrativo, della provincia di Lucca. Chiaramente fra Altopascio e Monte Carlo siamo anche a ridosso, un'appartenenza storica e simbolica anche alla Val di Nievole. Certo. Quindi per la prima volta abbiamo tentato fra amministratori di mettere
diciamo, in rete le manifestazioni che si susseguono periodicamente nei comuni accanto. I vari comuni. Cioè. Ma non è una questione neanche qui di intelligenza, di postatezza, è anche un po' la faccenda che, come sa ben Maurizio, i limiti economici degli enti hanno un indirizzo ben chiaro. Sì. E l'idea comunque sia di voler valorizzare patrimoni secolari che abbiamo a disposizione, parlo di Pescia, ma anche gli amici di Porcari, Villa e Chiesina hanno una loro eredità ben costituita. L'idea di dover tutte le volte cominciare nuovamente a dire stampo io 3.000 manifestini, stampo 3.000 io, cioè cominciare effettivamente a capire che siamo parte di un unico bacino. Il riferimento poi anche al turismo non solo locale, cioè non solo alla comunità che usufruisce di quello che produce il comune o il mondo dell'associazionismo, ma anche effettivamente poi il turista che ci deve intercettare. Cioè non ci sono i confini di Stato a Monte Carlo e Alto Pascio. No, questo l'avevamo capito. Pubblicità su questi confini di Stato che non ci sono, anzi su queste idee comuni che si stanno ora vedendo, e poi riprendiamo la nostra trasmissione su il pane e il vino. Pubblicità.